Ciao a tutti carissimi, bentornati il vostro Lollo qui su Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, ragazzi, edizione definitiva. L'ho voluta portare in questo momento anche per cambiare un pochino i giochi che solitamente porto all'interno del canale, quindi da simulatori strategici, oggi un vero e proprio GDR fantasy con visuale isometrica a turni, veramente molto interessante, forse visto che è una rubrica la chicca del Lollo, proprio perché è una perla all'interno del mondo videoludico, ragazzi, e dovete averla per forza, ve lo garantisco. Io amo il fantasy, spero che anche voi amiate questo genere e comunque sia guardate che tipo di gioco. Adesso lo presento, magari ci facciamo una serie, questo me lo dovete dire voi, mi raccomando, state là che adesso lo presentiamo alla grandissima, iniziamo la storia, dai. Piccole premesse le devo fare, un ringraziamento assoluto al gruppo dei Tiger Team, ragazzi, che ha fatto la traduzione in italiano. Questo gioco era solamente in inglese ed era molto complesso perché è un inglese abbastanza tecnico, comunque tutti i dialoghi, chi lo giocava doveva veramente essere molto molto attento a tutto ciò che c'era scritto, perché essendo un GDR la storia conta tantissimo, e questa storia, a seconda dei critici, chi l'ha giocato, ma soprattutto dei critici del mondo videoludico, hanno da sempre dato tutti quanti 10 su 10, ragazzi, o 9 su 10, sia per la storia, per il gameplay, insomma, per come è fatto, per come è strutturato, per l'impianto tecnico che hanno utilizzato e il motore che hanno utilizzato, appunto, la Larian Studios, coloro che hanno fatto il gioco. Ragazzi, un annetto e mezzo, non è nuovissimo, per adesso iniziamo con la storia. Siete pronti? Andiamoci a scegliere il nostro personaggio e con la razza e quindi la classe precisa, specifica, storia. Andiamo ovviamente su... Io faccio giocatore singolo in questo momento, ma si può unire anche altre due persone, ragazzi. Possiamo arrivare fino a tre persone all'interno dello stesso gioco. Vi faccio vedere intanto giocatore singolo. Facciamo la modalità classica, nella modalità esploratore, la classica, la tattica e la storia. Ci sono varie modalità, noi faremo quella classica. E l'esperienza classica di Divinity, dovrai sfruttare furbizia e ingegno e dovrai prepararti bene ai combattimenti. Questo ci dice, avviamo, vai. Siamo davanti, ragazzi miei, ai nostri personaggi, la creazione del personaggio. Allora, ci sono alcuni personaggi che sono di default, che possiamo scegliere, tipo origini, il principe rosso, e ti dà delle informazioni sulle origini. In inglese, sempre ovviamente l'audio in inglese, e tradotto in italiano. Tutto quanto, come vedete, sotto c'è la classe predefinita. Allora, io ragazzi vorrei andare un pochino avanti, perché vorrei andare, qui vedete c'è un'elfa, Sybil, questi sono tutti predefiniti, poi ci sta un umano, Ifan Benmezd, già con la classe predefinita come vedete, e bestia, che è un nano, io ragazzi poi vi dirò scegliere un nano, qui un'altra umana, Lose, poi ci sta un non morto, Fein. E poi qui possiamo andare a personalizzare tutto ciò che ci interessa, ragazzi. Allora, il nano, per esempio, umano. Possiamo andare a informazioni razziali, ci dice. Che siano nobili o poveri, i nani sono ferventi nazionalisti. Persino il più miserabile dei nani morirebbe per il proprio regno, ma non tutti morirebbero per la loro regina. Questo è interessante. Andiamo giù e andiamo a vedere la classe predefinita. Allora, adesso lo andiamo anche a personalizzare, ragazzi, ovviamente. Intanto questo qua, Lorean. Allora, Lorean non mi piace, nome, rinomina in Lollo, sempre Lollo, non Lorean. Quindi rinominiamolo, sempre il nano Lollo, ragazzi. Ok, fatto, rinominato. Benissimo, poi andiamo sotto. Formazione, talenti, c'erano robusto e scaltrezza nanica. E come classe predefinita io non voglio fare cavaliere, non metamorfo, non ranger, non furfanter, che non è proprio adatto a lui. Lama dell'ombra è molto interessante, ma non lo facciamo. Mastro errante, questo mi interessa come classe predefinita, è molto interessante. Stregone, mago, assolutamente no. Mago guerriero, chierico, evocatore, guardate quanti, incantatore, combattente, questo sarebbe quello da nano, ragazzi. Io direi inquisitore, cavaliere, torniamo indietro, combattente, ragazzi, combattente. Poi qui possiamo cambiare in nano o nana,
possiamo anche andare a cambiare l'aspetto e la classe. Allora, il viso. Viso 2. Viso 3. Vedete? Questo è un po' più vecchietto. Ragazzi, questo qua, con la benda nell'occhio, mezzo ciecato, è bellissimo. Poi i dettagli del viso. Bello pure con sto pizzetto. Ci piace questa barba nanica. Questa è la barba nanica vera. Eccola qua. Acconciatura non mi piace quella, nemmeno questa. Forse questa è un po' di più. Vediamolo un po' da dietro, guardate. Che spettacolo. Questa potrebbe essere carina, però no, ancora no. Questa pure col doppio taglio, ragazzi, che si usava negli anni 80. Acconciatura 5, no, pelato no. Senza niente, ragazzi. Ma sì, facciamolo senza niente, pelato completamente. Dai, mi piace. Guardate che cattivo, ragazzi. Col nasone. Carnagione, va bene questa. Colore dei capelli non ci interessa, tanto la barba va bene questo colore. La voce da erudito va benissimo. Poi andiamo avanti, la classe. Come detto, attributi abbiamo forza più 1, costituzione più 2, competenze belliche, uomo d'arma più 1, geomante più 1, competenze sociali, il baratto. Quindi queste sono le abilità. Quindi da combattente sono queste qua, ragazzi. Bene, talenti. I talenti determinano alcuni aspetti unici del personaggio. Seleziona dei talenti che vanno a complementare le abilità e gli attributi di un personaggio. Va bene. Ok, capito. Quindi possiamo andare. Robusto, scaltrezza nanica, talenti disponibili 0. Mi dà solo opportunista, affinità ambidestro, amico di armatura vivente. Armatura vivente, ragazzi, andrei. Informazioni sull'armatura vivente, aggiunge all'armatura magica il 35%. No, non va bene. Non ci piace, boia, cannone di vetro, scava. Qui me lo devo un attimo vedere, ragazzi. Dobbiamo essere maestro della parata. Fammi vedere un po', maestro della parata. Ne pugni due armi, ragazzi, questo. Maestro della parata, sì, mi piace. Quindi abbiamo robusto, scaltrezza nanica e maestro della parata, ragazzi. Ho messo questi. Andiamo avanti, c'è il retaggio. Il retaggio definisce la possibilità di interazione del personaggio con il mondo di gioco. I personaggi personalizzati possiedono un retaggio che tra origine da razza, genere e classe. I personaggi originali hanno un loro peculiare retaggio. Capito? Allora, il nostro è nano maschio. Retaggi disponibili 2. Va bene, nano maschio, ragazzi. Non facciamo né fuorilegge, né erudito, né barbaro. No, non mi piace. Nobile, no. Soldato, no. Va bene, nano e maschio. Strumenti musicali. Seleziona lo strumento che può suonare. Ma che suona il nano, ragazzi? Qualcosa di più. La tambura. Facciamo la tambura, dai. Va bene così. Ok, quindi talenti, aspetto, origini. Abbiamo fatto tutto quanto. Adesso inizierei la partita. Siete pronti? Andiamoci a vedere com'è questo gameplay, ragazzi. Dai. Perdonatemi, torno un attimo indietro perché mi diceva che dovevo prendere due retaggi disponibili. Quindi possiamo fare, io direi di fare soldato sicuramente, e a questo punto direi barbaro, per forza. Questi sono il retaggio del nostro Lollo nano. Guardate che spettacolo con questa armaturina, guardate che coatto. Veramente uno spettacolo il nano Lollo. Vai, possiamo andare, iniziamo la partita. Ecco la storia, seguiamola insieme. Story.
Amici carissimi, ci siamo. Allora, Magistra Siwan dice: allora, sei ancora un po' intontito, eh? Non ti preoccupare, l'effetto del sedativo svanirà a breve. Continua: calma, non c'è fretta, riprenditi un attimo e poi vieni sopra a farmi rapporto. Guardate che bello isometrico, stupendo. Lì intanto c'è il nano Lollo, che sta lì a terra, guardate, lì a destra. Termina. Bene, dobbiamo fare il rapporto a questa tizia, immagino come prima missione. Alza, siamo all'interno della nave, ragazzi miei. Intanto ci ha aperto il collare, come vedete, le giunture, quindi scendiamo. Quindi non era un sogno, no, è stato catturato il nostro amico Lollo, eccolo qua, guardate, guardate che spettacolo. È stato catturato, quindi possiamo andare, si gioca col gamepad, Guardate, vedete, ha un collare intorno al collo, quindi è stato catturato perché era un oletto degli dei. Quello è il tavolo operatorio, quindi dobbiamo andare avanti. Dice già partita salvata, vabbè, ma che salvi, non ho fatto nulla. Allora, qui non devo fare, qui sdraiati, andiamo avanti, vediamo un po', ragazzi, lo scopriamo insieme, Guardate che bella graficamente, guardate che grafica, ragazzi. Palla al piede, non la voglio utilizzare, che utilizzo la palla al piede, che so scemo, cioè scusate. No, andiamo avanti, apri la scrivania. Ah, non c'è niente all'interno, bene, chiudi. Perfetto, questa è la scala, si utilizza per andare dove? No, non mi interessa utilizzare questa scala, andiamo qua sopra. Io intanto mi controllo tutto perché nei GDR io mi controllo tutto. Tanto è una sorta di tutorial questo. Sposta oggetto, la cassa sta bloccando la porta. Mettiti di fronte ad essa e premi X per aprire il menu azioni. Seleziona sposta per spostare la cassa da un'altra parte. Va bene. Quindi mi metto qua davanti, menu azioni, e facciamo sposta. E la mettiamo qua. Mamma mia che forza che c'ho, ragazzi. Ma che forza c'ho. Intanto apriamo pure la cassa, va. Ah, non c'è niente all'interno della cassa. Va bene, apriamo pure questa. Oh, non trovo niente. Intanto qui abbiamo fatto questa cosetta. Andiamocene da quest'altra parte. Vediamo un po'. Io devo sempre vedere tutto. Ok, abbiamo comunque... Ah, questa è chiusa a chiave. Infatti non abbiamo la chiave, quindi dobbiamo andare dall'altra parte, amici miei. Guardate che spettacolo sto gioco. La candela non ci interessa, non la voglio utilizzare. Puoi utilizzare qualsiasi cosa, è fatto benissimo. Ma graficamente quanto è figo. Guardate il Lollo che è figo. Guardate. È Lollo nano. Bellissimo. Oh, like e condivisioni, commentate. Adesso ci andiamo avanti comunque. Apri. Questa ce la faceva aprire, molto bene. Chiudiamo. Un recinto per animali, merce o cibo? Che cos'è questo? Infatti sembra un recinto per animali. Dobbiamo sicuramente andare dalla tizia, ipotizzo. Che cos'è questa? Parla con la pecora. Amico, non riesci a capire ciò che sta tentando di dirti questo animale. Se possedessi il talento amico di animali potresti condurre un'eloquente conservazione. Capito. Agitando una morbida pelliccia, la pecora ti guarda in modo minaccioso. I suoi occhi rettangolari sembrano caselle postali per il vuoto. Con uno dei suoi zoccoli affilati colpisce dritto su uno stinco. Beh, sì, beh, che mi colpisce. È pure forte. Togliti, che mi fa pure male questa pecora. La pecorella. Ah, qui c'è un sacco, apriamo il sacco. E non c'è nulla, ragazzi, non c'è mai nulla dentro sti cosi. Utilizziamo, no, non mi interessa. Il fieno, che lo utilizza a fare il fieno? Infatti, utilizza per cosa, scusate? Ti aspettavamo. Ma che boh, vabbè, niente, non lo so, andiamo avanti. Questo non lo so. Andiamo avanti, raccogli. Ma che raccolgo a fare? Tanto un secchio vuoto, non ci interessa. Seleziona avanzata ciclare. Avvicina le casse impilate e cicla. Tra di esse con L, B, R, B. Ok, che vuol dire cicla? Ok, quindi posso andare avanti con questa. L'altra cassa. Oh, finalmente! Guerre vengono combattute in suo nome, alleanze si creano e spezzano per esso, cioè l'oro, ragazzi, sta parlando dell'oro. Scambiandolo puoi possedere l'equipaggiamento migliore. L'ultima suona bene, eh? E certo, raccogli. Vai che abbiamo fatto tre. Finalmente una cassa ci aveva qualcosa. Apriamo quest'altra, altro 13, ragazzi, siamo a 26 monete d'oro. Molto bene. Allora, è veramente figo sto gioco. Ah, apri, chiusa a chiave. Il più delle volte le chiavi per le porte e i bauli sono nascoste. Guardate attorno per trovare le chiavi di questa porta. Quindi la chiave sta da qualche parte, carissimi. Non è che... Ricerca... Ah, ricerca attiva. Vedete? Col fieno, all'interno del fieno. Aspettavi un ago? Cassetta.
Vediamo un po' la porta. Ok, no, niente. Candelabro. Niente. Che forse sta qua dentro? Apri un po' il pollaio. No, cioè abbiamo solamente un uovo che comunque dura per 3 turni. E ti dà uno più di costituzione. Quindi io lo prendo. Prendiamo pure il nostro amatissimo uovo. Però da qualche parte dovremmo avere una cavolo di. Quella cavolo di cosa? Allora, apri questo, apri il sacco. Che cos'è? Un pezzo di legno grigiastro, contorto e nodoso, molto lungo ma maneggevole e resistente. Gli manca solo quel tocco in più che lo rende davvero utile. Va bene, raccogliamo pure questo, ragazzi. Però a me serve. Scusate, a me serve questa chiave. Adesso la cerchiamo. Qui niente. Qui niente. Qua non c'era. Io direi di spostare questa. Perché forse qua dietro, esatto, dentro il vaso c'è la chiave, lo sapevo ragazzi, chiave del portone di carico. Questa chiave è vecchia e arrugginita, potrebbe andare in pezzi al prossimo utilizzo. Ma non me ne frega niente, io la prendo. E provo adesso ad entrare, ad aprire. E vai, sbloccato ragazzi. Tanto chiudiamola. Ah no, trucioli di legno, occhio alle schegge, questi piccoli pezzetti di legno sono molto più pericolosi di un ceppo, ammorbidiscili per evitare di farti male. Ok, raccoglili. Non mi frega niente, li raccolgo lo stesso. Ok, chiudi, abbiamo preso i ceppi di legno e va bene. Se la prima volta che lo gioco con voi è veramente figo, cioè non potete capire. Apriamo lo scaffale, ecco, cura 30, benissimo, c'è una pozione curativa minore, ragazzi, una pozione che ripristina la salute, produce un morbido tintinnio quando la si agita. Vai, sto veramente prendendo un sacco di cosine. Molto bene, sono contento. Ricerca per raccogliere facilmente molti oggetti attorno a te, tieni premuto A per avviare la ricerca attiva. Ah, vediamo un po'. Ah, che figo! Allora, torta di mele, mela, pane, prosciutto, una lettera. Scaffale vuoto, che c'è dentro lo scaffale? Nulla. Dentro la cassetta? Nulla. Vecchio piatto, me lo prendo, lo sgabello no. Posto così, ragazzi, ho preso un sacco di robetta. Qui ci sta spiegando anche un po' come funziona il gioco, in qualche modo. Quindi qui abbiamo preso tutto. È chiusa a chiave pure questa? Questa porta invece viene attivata tramite delle piastre a pressione. Posizionati su di esse e collocaci sopra degli oggetti pesanti. Ah, molto bene. Quindi mi prendo questo, lo sposto e lo metto, secondo me, qua sopra. E mi serve un altro, un'altra cosa pesante. Sgabello. Io prendo, provo lo sgabello. Sposta. Lo metto sopra qua, vediamo un po' se effettivamente. E si è aperto, ragazzi, col click. Guardate che spettacolo, mamma mia. Chiudi la porta, ce la chiudiamo alle spalle. Salvataggio, intanto mi sta salvando il gioco molto bene. Partita salvata. Adesso qui si fa un po' più tostarella la situazione. Allora, hai calpestato una pozza d'olio. Le superfici imbrattate d'olio possono rallentarti e prendere fuoco. Ogni superficie possiede i suoi specifici effetti. Capito? Bene, mi ha rallentato. Ho capito, eh. Quindi devo stare pure attento a questa cavolo di. Allora, innanzitutto, ricerca qui non c'è niente, non mi interessa. Andiamo avanti. Ok, sono rallentato. Abbiamo capito che sono rallentato, ma per quanto tempo non svanisce questo? Ah, l'effetto. Lì intanto c'è una guardia, ragazzi. Vi dico che c'è una guardia. Tanto. Raccogliamo questo. Pergamena magica. Hai trovato una pergamena di scarica elettrica. Provala su una pozzanghera, su una nube e guarda cosa succede. Ok, se io voglio utilizzare la pergamena magica. Ok, allora, scudo rimbalzante. Vedete, ah, qui posso andare a fare quello che voglio. Premendo su hotbar. Questa dovrebbe essere la pergamena magica. Utilizza abilità. Ok, vediamo un po' che succede. Non è successo niente, ragazzi. Vabbè, non lo so. Va bene, fa niente. Forse ho sbagliato io ad aprirla.
Qui c'è una leva. Intanto io direi di fare anche un'altra cosa, perché secondo me dobbiamo granata di tempesta di fuoco. Io vorrei fare questa bellissimo. Ah, ecco. Io volevo uccidere la guardia. Scusate, ragazzi, volevo uccidere la guardia, invece mi sto infuocando io. Bene, molto bene, devo dire. Lollo, hai fatto una cazzata. Sta andando a fuoco. Lollo, sta andando a fuoco. Tanto utilizziamo questa leva. Prima che tu possa sfiorare la leva, senti tirar su col naso e sbuffare dietro di te. Mentre il Magister si sveglia borbottando, un occhio iniettato di sangue si apre, seguito dall'altro. Ok. È finito il turno. Sei qui per sostituirmi? Persuasione, a volte sarai in grado di persuadere la persona con cui stai parlando. La tua risposta, le tue statistiche, la tua capacità di persuasione decideranno il tuo successo. Capito? Quindi, ignora le guardie e avvicina leva. Gli dice la verità, sta cosa. Persuasione con arguto. Lo saluta e gli dice che sei lì per ordine dei piani alti. Devi andare a fare rapporto al piano superiore. Proviamo questa. Persuasione fallita. Tua persuasione 0, persuasione richiesta 1. Molto bene. Una bella storiella, ci dice il Magister Renard. Ci sono quasi cascato. Quasi, però. Combatti. A combattimento. Il combattimento di Original Sin 2 si svolge a turni. Ogni azione che svolgi durante un combattimento costa punti azione, che riceverai ad ogni round. Il tuo turno termina quando non hai più punti azione. Capito? E come devo. Ok, da sinistra verso destra l'ordine dei ritratti dei personaggi determina anche l'ordine del turno di combattimento. Capito? Bene. Attacco in movimento, utilizza per spostare il cursore e per attaccarlo. Vai, attaccato molto bene. Tocca ancora a me? Aspetta, mi sposto. Non ho più punti azione, quindi dobbiamo terminare il turno. Dobbiamo tenere premuto B per terminare il turno. Vediamo che mi fa. Aia, tosta ragazzi. Sta facendo veramente male. Ok, questa è l'hotbar. Premi Y per aprirla e chiuderla. Ok. Sangue conduce l'elettricità. Aspettate un attimo. Allora, l'hotbar. Io devo fare qualcosa di più forte. Tipo questo qua, ragazzi. Fortifica. Applica 8 armatura fisica. Scudo rimbalzante. Richiede uno scudo. Questo non lo posso fare. Io direi tocco pietrificante. Io faccio questo, ragazzi. Ci provo. Vai, pietrificato ragazzi, pietrificato. Io direi di attaccarlo a sto punto. L'ho quasi sconfitto. Oh, com'è possibile? Ancora il tuo turno, ancora attacca. E vai ragazzi, l'ho disintegrato. Magister Renard l'ho disintegrato. Tutto questo casino per una passeggiata. Tanto il bottino ce lo prendiamo. Chiave di laboratorio e. Che cos'è? Oro, ovviamente, glielo freghiamo tutto quanto. Tanto utilizziamo la leva. E facciamo uscire qualcuno. Gli occhi del prigioniero incontrano i tuoi. Non parla con gratitudine, ma con gioiosa cattiveria. Ah, libertà, più inebriante del vino. Emwar si chiama, eh? Ed io posso liberare te in cambio di. Di le tue preghiere, fin tanto che potrei farlo, amico. Le sale attendono. Non so di cosa stia parlando. Combatti? No. No, ragazzi. Ma posso combattere con questo? Ma chi è? Mannaggia. Questa non ci voleva. Allora, aspettate un attimo. Qui ci sta del fuoco, quindi devo un attimo rimanere bloccato da questa parte. Allora, hotbar, vediamo un po'. Questo cos'è? Fortifica. Io faccio, intanto mi fortifico. Utilizza l'abilità. Mi sto fortificando perché mi serviva. Prima cosa. Poi, io direi che dovevo attaccare questo, il tizio. Però il problema è un altro. Il problema è che c'è il fuoco. Fin quando non si scioglie il fuoco non posso fare nulla. Aspettate, eh. Niente, termino il turno. Anche lui è ardente. E qua, ragazzi,
Il tuo gruppo è stato sconfitto. Quindi abbiamo iniziato con una bella sconfitta, ragazzi. È molto complicato. Quindi direi di andare subito al menu principale. Abbiamo capito un pochino come funziona. Io ricarico la partita, ovviamente, e rinizio. Allora, siamo tornati a questo punto. Io direi innanzitutto di prendere questa pergamena. Raccogliamola. Una scarica elettrica ci servirà per dopo, ipotizzo. Anzi, ci serve adesso, invece. Perché se io faccio hot bar, rifacciamolo nuovamente, va. Ve lo faccio vedere perché ho fatto una cazzata, quindi... scarica elettrica su questa, sull'acqua. Ha dato una scosso, quindi dobbiamo combattere subito contro di lui. Bene. Allora, io direi... innanzitutto facciamo... tocco pietrificante sul tizio. Vediamo un po' se riesco. Ok. Bersaglio fuori portata, no. Allora niente, mi devo avvicinare un po' di più. Quindi non facciamo questo. Annulla. A sto punto, ragazzi, faccio un'altra bella cosa. Hotbar, direi di utilizza l'abilità. Mi fortifico e aspetto. Intanto tento di colpirlo. Vediamo un po' se riesco a colpirlo fuori portata. Niente, è fuori portata, ragazzi. Io mi sposto un po' più indietro. Mi sposto qui. Mi sposto da questa parte. Rallentato, va bene. Sto sbagliando un pochino, è un po' questo che mi fa, sta guardia. Turno nemici, mi ha fatto abbastanza male, ma non troppo perché mi sono fortificato. Quindi il tuo turno, molto bene. Io direi di fare una bella cosa. Di usare il tocco pietrificante innanzitutto. Bene, pietrificato, adesso gli facciamo veramente male. Abbiamo terminato il turno però. L'abbiamo pietrificato, ma è terminato il turno. Quindi attacchiamolo. Oh, come? L'ho mancato? Bene. Tieni il turno. Aia, mi ha fatto male. Mancato, benissimo. E adesso io direi di... scusate, si vede male, ma io voglio... vai, ancora e ancora attacchiamolo. No, finiamo il turno. Bastardo. Oh, mi sta facendo un pochino male, l'amico. Vai, è andato, ragazzi. È andato il Magister Reinhardt. Bene. Quindi ci prendiamo la chiave del laboratorio e... l'oro. A questo punto, ragazzi, io non risveglierei l'animale che c'è in quello, perché non mi piace proprio questa cosa. Raccogliamo. Bene, hai troppi oggetti, sbrazzati di qualcosa. Ok, andiamo sull'inventario, amici miei. Devo introduzione all'inventario. Questo è il tuo inventario, tutto ciò che raccogli è conservato qui. Premi X sui oggetti dell'inventario per scoprire cosa puoi farci. Ok, abbiamo capito, ma non mi interessa, io voglio lasciarlo uno. Ovvero quel vecchio barile veramente brutto. Il vecchio piatto pure lo lasciamo. Ok, lascia oggetto e lascia anche questo. Questo possiamo combinarlo con qualcosa. Pannello artigianato, seleziona un oggetto e premi A per aggiungere uno slot. Combina. Quando sarà presente più di un oggetto tieni premuto A per combinarli. Ok, ma io non posso combinarlo. Con che lo combino? No, ma io lo voglio togliere, ragazzi. Non c'ho ricetta, non c'ho niente. Quindi, chiudi. Io questo qua lo voglio... lancia... lascia oggetto. Benissimo. Questo che cos'è? La cassetta lascia oggetto. Io intanto invece consumo la mela.
che prima non ero proprio al massimo, e consumo pure il pane e pure l'uovo, perché sennò aveva detto che non si... Ok, poi lasciamo la cassetta pure, che non ci riserva niente. Quindi lascia oggetto. Questa vorrei... Azioni, vorrei esaminarla, la borsa. No, non si può fare. Vorrei invece esaminare la pergamena. Vediamo un po', ragazzi. Azioni, leggi. Ordine della guardia, steward, importante. È arrivato alla mia attenzione di nuovo che molti di voi stanno aggirando le misure di sicurezza della stiva di carico ponendo dei barili sulle pietre, sulle piastre a pressione. Non deve succedere. Lo scopo di queste misure è richiedere la presenza di almeno 3 magistri al cambio di turno. Qualsiasi trasgressione comporterà l'espulsione fuori bordo di almeno un magister. Assicurati di non essere tu, Magister Siwan. Bene, abbiamo letto anche sta cosa. Questo è il lungo ramo, che potrebbe poi essere combinato con qualcosa di interessante. Pergamena resurrezione. Questa è la pozione curativa minore. Va bene così. Ok, abbiamo lasciato tutto. Tanto sono rallentato, come vedete. E se io apri la porta, chiusa a chiave. Non c'ho. Allora, facciamo una ricerca alla Magister Renard. E va bene. Barile d'oro, cassetta, porta, vecchio piatto, sedia. Ok, niente di interessante. Io, ragazzi, non apro assolutamente la porta di quel tizio, perché ovviamente. Allora, il bottino l'abbiamo già preso di Renard. Io andrei, ragazzi, andrei un po' più avanti, perché prima mi sono imbattuto in qualcuno di troppo forte rispetto a me. Non ho la stessa potenza e la stessa forza. Questa pure è chiusa a chiave, però. No, sbloccato molto bene, cioè con la chiave molto molto bene. Andiamo avanti un pochino e poi finiamo, ragazzi. Lo finisco, lo salvo. Allora, apri, porta bottiglie, vai. Bottiglia per pozioni vuota, ce la prendiamo perché ci serve per mettere delle pozioni. Porta bottiglie, ancora due sono vuote, ma ce le prendiamo uguali. Io lì non vado. Apriamo anche questo, armadietto medico, non c'è niente. Armadietto medico, se lo utilizziamo, non c'è nulla. Raccoglio pozione curativa minore. Le candele non mi interessano. Qua che c'è, sdraiati a letto, non mi interessa. Qui però c'è qualcosa che non mi va bene. Perché? Vedete quella melma verde? Non va. Dare fuoco al veleno. Sposto una candela sulla superficie velenosa a dare fuoco in qualche modo per far saltare in aria la porta. Ah, molto interessante. Quindi, a questo punto io prendo la candela e la faccio. Allora, aspetta. Utilizza candela. Azioni. Allora, sono andato qua, amici, lancia oggetto. Lo voglio lanciare sulla melma. Vediamo un po'. Non ha fatto nulla, ragazzi. Ma si era spenta la candela? Ma che cavolo è? Allora, proviamo il candelabro, che ti devo dire? Utilizza azioni. Sposta. Lo mettiamo qui. Utilizza. Scusa, eh. Abbiamo detto utilizza azioni, sposta. Lo spostiamo dove può. Ok. Ancora utilizza azioni. Spostiamolo qua. Ma il candelabro non fa nulla, ragazzi. Cioè, che cosa dici, che devo lanciare una candela che... Utilizza la candela per favore, azioni. Ok, utilizzata, finalmente ce l'ho fatta. Ecco, mi sono anche bruciato ardio ardente. Mannaggia. Intanto abbiamo spaccato una bella porta. Quindi possiamo andare avanti, ragazzi, ma io mi fermo qua. Salverei mentre sono tutto pieno di fuoco. Ovviamente lo sto giocando con voi, direi di salvare il gioco in questo momento. Nuovo salvataggio. Intanto la stiva accettiamolo. Quindi sto salvando in questo punto. Ragazzi, che dirvi? Se vi è piaciuto, continuiamo la serie. Con un po' di caos, perché è molto complicato, come vedete, il gioco. Anche LOL ha avuto difficoltà, devo dirlo, devo ammetterlo. Però piano piano ci si riesce. Lo sto giocando con voi per la prima volta. È molto interessante a mio avviso. Like e condivisione se vi è piaciuto. Ditemi se vogliamo fare una serie. A me è piaciuto tantissimo. È un po' lungo il video, immagino, però ragazzi, è bello così, perché il GDR è bello così lungo. All'interno di questa nave dobbiamo andare a fare rapporto da qualcuno.
Vedete in alto a destra ci sta la mappa, dobbiamo andare su quel punto bianco. Inoltre vi dico sempre Twitch, ragazzi, se vi va andate di là, iscrivetevi al canale e in più anche la solita notifica, campanellina per rimanere incollati sui video del vostro Lollo, di qualsiasi genere, anche GDR Fantasy, come in questo caso. Ci vediamo alla prossima con il vostro Lollo Nano, ragazzi, alla prossima, ciao ciao!